La dieta mediterranea sappiamo che è riconosciuta a livello mondiale tra le migliori alimentazioni. Alla base della piramide alimentare troviamo frutta e verdura da consumare in grande quantità. Sempre più persone scelgono di mangiare vegetariano. Questo che cosa comporta a livello medico? Beh, la scelta vegetariana oggi è una scelta molto importante perché raggruppa diverse motivazioni. La prima, forse la più conosciuta, è la motivazione nutrizionale, una motivazione di salute. La scelta vegetariana è una scelta che riduce notevolmente tutte le varie patologie dismetaboliche che sono un esempio pratico che vediamo tutti i giorni nei nostri ambulatori. Ma questa dieta vegetariana crea anche qualche problema alle persone oppure no? E certamente se non è una dieta adeguatamente, opportunamente bilanciata, sicuramente sì. Non può uno mangiare solo carote e dire sono vegetariano e non ho nessun problema. Ovviamente abbiamo moltissimi elementi che possiamo prelevare dai vegetali e che possono coprire il fabbisogno che noi abbiamo con la nutrizione, quindi cereali, legumi, frutta, verdura, sono se opportunamente distribuiti validissimi da un punto di vista nutrizionale e non causano carenze. Se viceversa ci soffermiamo soltanto su alcuni elementi senza utilizzare gli altri, ecco che possiamo incorrere in carenze. Quindi serve l'aiuto di un medico per diventare vegetariani? Direi che più che un nutrizionista. Sì, ma più che l'aiuto di un medico serve sicuramente un po' di conoscenza. La conoscenza adesso anche è abbastanza, ci sono moltissimi libri, è alla portata di tutti. Diciamo che ecco, per sedersi a tavola non è sufficiente mangiare quello che si è abituati a mangiare o mangiare altre cose. Per sedersi a tavola adesso è importante anche conoscere tante cose. Il medico è sicuramente un elemento che deve essere di aiuto, deve invitare anzi i propri pazienti a fare queste scelte, ma sicuramente bisogna anche che il paziente stesso abbia il desiderio e la voglia di approfondire certi argomenti. Lei consiglia quindi questa scelta? Certamente io la consiglio, io sono vegetariano da più di 25 anni e la consiglio per i vari aspetti che ho detto prima. Insomma. La scelta vegetariana da noi non è una scelta particolarmente difficile, perché noi in Italia abbiamo la dieta mediterranea. La dieta mediterranea è pressoché una dieta vegetariana. La pane, la pasta, il riso, l'orzo sono piatti che troviamo regolarmente nel nostro comune modo di mangiare. Ecco, stiamo purtroppo abituandoci a non più ad una dieta mediterranea ma ad una dieta americana, quindi la carne, le uova, i formaggi sono quotidianamente sulle nostre tavole più volte al giorno e questo sicuramente è deleterio per il nostro organismo.